In Italia i titoli di studio corrispondono poco alle reali competenze di studenti e lavoratori. A metterlo nero su bianco è l'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa. Gli italiani che hanno conseguito la laurea in università che puntano su competenze e tecniche di alto livello piuttosto che su conoscenze teoriche transitano più rapidamente verso lavori di alta qualità e ben retribuiti. Il resto dei laureati, invece, rimane intrappolato in un mercato del lavoro che li colloca in posti di scarsa qualità e per i quali di solito sono sovraqualificati. L'incertezza sulle reali competenze dei laureati contribuisce a rendere il processo di selezione e assunzione particolarmente difficile. Non solo parole, ma anche numeri. Ad essere impiegato in posti che non sono correlati alla propria formazione è il 35% degli italiani, in posti per i quali è sovraqualificato il 21%. Infine, si legge nel rapporto, in Italia le offerte di lavoro rimangono nascoste a chi non possieda un buon network personale o professionale. Le reti familiari e di conoscenze personali vengono infatti spesso preferite ai canali di reclutamento pubblici. Un malcostume ora certificato anche dall'OCSE.